La registrazione è partita. Buongiorno, cioè, ciao a tutti, buongiorno, eccoci. Salve. Eccoci, una nuova puntata delle recensioni. Stavamo appunto facendo i complimenti a una musica. Il gioco che ci troviamo a recensire oggi è un altro capolavoro per questa splendida console. Si chiama Skyscraper, che in inglese vuol dire grattacielo, per quei pochi, ma immagino tutti, che non lo sanno, perché l'inglese qua... Sentite la musica, allora, di cui si parlava, sì, prima. Purtroppo il gioco è solo in inglese, anche se in italiano avete visto, non è localizzato, diciamo. Sì. E allora quindi vi dico brevemente, prima di iniziare a giocare, cosa succede, perché sennò poi non si capisce, anche perché è molto stretto il parlato, ci sono i sottotitoli, però almeno così non perdete tempo. Praticamente c'è uno sfigato che è in ufficio, praticamente è in ascensore, è sceso a prendere una torta da mangiare con la tipa che si vedeva, il suo collega di lavoro. Praticamente torna in ufficio e i terroristi hanno invaso l'ufficio, lui si trova lì a dover praticamente salvare il mondo. Cioè, veramente la trama più idiota del secolo. Allora, io faccio il resumo, tanto non cambio un cazzo perché è all'inizio. Quindi siamo pronti per partire con, sì, la recensione di Skyscraper. Il mio collega non sa cosa gli sta per succedere, perché non ha ancora mai visto il gioco. Penso che poi starà male per i prossimi 5-6 mesi. Ok, eccoci qua. Adesso ci sarà la scenetta introduttiva. Oh, è just about to cross the road. Con la torta. Cioè, alla fine facciamo prima non stare a non uscire. Perché dice, ma qui anche l'ascensore è bellissimo. Quello è cosa, quello lì, Riddick, come si chiama? Quello che ha fatto Riddick. Sì. Pensa, 40 piani. Ricorda un po' Spy Games and Retromission. Ah, scusate, il gioco è partito. Okay. Allora, come vedete, mitico FPS che si controlla con il remote. Il Nunchuck ovviamente esegue i movimenti del cubo per camminare avanti e dietro, sinistra e destra. Ok, vedete, possiamo dire che graficamente è un capolavoro, come tanti di quei giochi che abbiamo visto. Sì, io mi inquadrerei questo tigre a corpa, dove la scritta può essere a fuoco e il resto no. Io non sparo perché purtroppo le munizioni sono molto molto limitate. Allora, C, cosa vuol dire? C, questo. Ah, ok. Sentite che subito. Ah, cosa fa? Ah, quello annuncia a caso. Agitando il annuncio a caso si dà un simbolo della marca. Si tira un pugno. Sono. As the doors lock down in the case of an emergency, thus creating a hazard by eliminating numerous possible escape routes. Capito? Ragazzi, qua. Cioè... questo qua è un giocone. Siamo nell'ufficio. Non si può fare niente. Cioè. Non si può fare proprio niente, forse c'è uno schermo ma non c'è il computer, sì, no, cioè, non c'è il resto. Vabbè, è un Apple, sarà quella, sì, ma con cosa scrivi? Con la testa? Certo, è un controllo mentale. Anche quella cosa è bella, cos'è? In teoria sarebbero delle specie di fiale che dovresti prendere, il problema è che non so come si facciano a prendere. Vabbè, iniziamo a giocare se subito un piccolo, speriamo che mi venga. Ma sto registrando? Sì, sto registrando, scusa, tre piccoli inconvenienti del mestiere. Dicevo, iniziando il gioco c'è già una piccola chicca che fa vedere il vero valore di questo prodotto. Attenzione. Allora, aspettate, se vediamo se viene. Ok, devo vedere il nemico. Ok, ecco lì. Attenzione, vediamo. Eccolo lì. Praticamente ha perforato il muro. Mi ha cavolo, neanche su... Se neanche nei giochi, shareware di 20 anni fa, esatto. Wolfenstein 3D succede. È bello che comincia da capo con la tua torta. Certo. E non si può neanche schippare. Questo forse è capito. Tenetemente Midas come programmatore, perché... Adesso cercheremo quali altri giochi hanno fatto questi fenomeni. Purtroppo adesso iniziamo a farci tutta la sequenza. Non so se hai visto i personaggi che sembrano semi-digitalizzati, cioè stile anni 90 proprio. Metal Forces, mitico. Quanti K sarà grande questo gioco alla fine? Cioè, perché metterlo su DVD? Cioè. Anche su CD, un floppy disk basta e avanza. Sono un altro bicio, lo aspetto. Hai visto che classe? Si funziona qua, no? Ma c'è niente.
Devi farti sta roba qua per 40 piani? Sì, esatto. Guardando degli armadietti, esatto, con delle scatole, esatto, bianche sopra. Non potendo fare nient'altro perché non si può fare niente. Ecco, adesso qua arriva il bello del gioco. Praticamente il riconoscimento per aprire la porta è una specie di puzzle game. Allora, vi spiego, noi dobbiamo unire il circuito, questo circuito qua deve essere unito a questo. E dobbiamo praticamente far creare il collegamento. Adesso non... per esempio io, praticamente io ho questo qui, questo posso swapparlo qui in modo tale da creare poi il collegamento, quindi in questo caso lo metterò lì e poi andare alla ricerca di qualche componente, che cazzo ne so, devo selezionare così, quindi è una rottura di balle purtroppo ci avrebbe dato pure la sfiga che... che maestro, Muzzo! Sì, davvero, è proprio a caso. Svolperei questo con quello. E ne rimane strano questo. Ce n'è uno. Ecco qua. Ta-da! Ce l'ho fatto. Grandioso. Non ti dico quanto ci ho messo per capirlo. Perché è un gioco dove si usa anche il cervello. È un gioco labirintico, nel senso, come puoi vedere, anche a parte che è labirintico, perché ci sono anche tante scatole bianche su. Sì, c'è anche, si sono sprecati con la grafica, vorrei sì. dire. No, vabbè, qua sono, hanno sforato. Però non c'è mappa, quindi praticamente a un certo punto inizia a perdersi l'orientamento. Questo headshot, come lo descrivi? Descrivi questo headshot. Lo descriverei come un headshot. Vedi che si apre. Vedi, lui per esempio adesso tra poco già mi sto per perdere, attenzione. Beh, non è neanche tanto, però vedi, non si possono... si scoprono tante cose. Che però non è che me lo dice a schermo. Iniziamo a fare un po' di male, guarda. Guardate come cambia tutto. Ecco, sono anche guarito. Mi sono rigenerato. Ecco, questa è la pistola, la raccolgo. Non è cambiato niente, vabbè, fa lo stesso. Adesso dove devo andare? Il problema è questo, ci siamo già persi. Okay. Bello, eh? Sì, molto, bello, moltissimo. Eh? Infatti ero ammutolito per la bellezza del gioco. Penso che anche i nostri amici saranno. Sì, perché sì. È questo che non colpisco. Perché sono ste fiale, vedi che è lì sotto. Che cazzo mi hanno non so se sono avvelenato, vedete che lo schermo di bordo è un po' strano. Sì. Non mi ricordo che cazzo era successo, comunque fa lo stesso, tanto questo gioco non è che sia un grande. Non è che merita tutto il tempo che abbiamo. No, infatti. Sono capatrici indistruttibili. Quello che mi aspettavo di già volta, sapeva. Io avevo sparato, giusto? È realistico questo gioco, cosa credi? Mica. Ma i gessetti che non ci si sono, ci sono i pennarelli, ma non ci sono. Bello, eh? Beh, in 2D, dai. È anche sparito il corpo del terrorista nel frattempo. In teoria doveva essere guarito perché avevo preso la cosa. Poi vediamo, non è che c'è qualche opzione. Cioè, l'obiettivo numero 1 c'è l'ascensore, l'obiettivo numero 2 mettere al sicuro la torta. Cioè, ci rendiamo conto questo gioco, dai. Sì, sì, certo. Midas. Midas. Io vi dico solo. Mi ricordate la parola Midas? Midas. Io sto cercando di capire se si può. Se c'è un menu che è tutto listo. Perché per te adesso tra poco muoio perché sono stato avvelenato. Che cazzo ne so? Forse non devo sparare a quella cosa lì. Qua c'è una cosa, vediamo se mi fa guarire. Sì, e vai, possiamo ancora giocare. No, perché poi se morivo praticamente. Morendo si partiva dall'ascensore, quindi col cacchio che ripartivo. Io sfido chiunque a aver capito dove siamo perché non ci è piaciuto più niente. E questo è uscito dal corpo. Bellissimo. Bellissimo nascosto dietro la parete. Sì, cioè. Sì. È esilarante questo gioco. Bello, bellissimo. Proviamo qua. Tocchiamo. L'antincendio non funziona. Questo non ti fa entrare. Qua non ti fa entrare. Bello, Poi se premi C puoi fare così, Cosa fai? È
Hai visto? Beh, anche perché si è notato molto il taglio che si è fatto ieri dal barbiere, sì, per cui sì, un po' Elvis così. Lasciamo perdere. Cioè, è utile mettere la funzione di copertura dietro la porta quando la porta non si può aprire. Vabbè. Sì. Ah, un altro giochino, evviva, finalmente. Che bello, non si aspettava altro. È vero. Che culo. Che culo, ribadisco. Più colpisco questi, più secondi di colpo. Aspetta, io però metterei sinceramente questo qua e poi farei salire con questi. Ancora uno. Ancora. Aspetta. Che coppia! Ragazzi, qua essere qua anni e anni di videogiochi, e tutti in un secondo. Non mi ricordo se c'è un nemico. Aspetta, cosa è successo? Ah sì, devo fare, c'era scritto un qualcosa sui server. Ecco, infatti, ho sbloccato un altro. Non so che cosa, perché non so cosa devo fare adesso. C'è stata una scena di un secondo che nessuno ha capito cosa voleva intendere, ma fa lo stesso. E come faccio ad andare di qua se non si può andare di qua? No, ma non è che puoi passare dall'interno della stanza. No, no. Troppo sarebbe troppo bene. Di qua forse? Ah, ho aperto la porta, che tu non si poteva aprire. E adesso? E adesso vai al computer lì. Ah sì? Quello che ti ha fatto. Non questo, l'altro, quello che ti ha fatto vedere. E dove? Questo qua. Questo? No, cos'è sto gioco? Non l'avevo mai fatto. Ah sì, il mito, cioè, wow. Cioè, veramente. Qua stiamo toccando dei livelli mai visti, io vi dico questo. Midas. E intanto mi piace ricordare chi l'ha fatto sto gioco. Era questo, no? Oh, che culo, a caso! Questo era voluto, Non me lo ricordo. Anche questo, diciamo, questo è un semiculo, dai. E quello? Quale? Quello lì. Sono... Benvenuti i suggerimenti. Forse ce la facciamo fare. No, il fatto è che stai andando un po' troppo veloce, per cui... Devo farlo così perché sennò non finisco. Dai, e vabbè, questo deve pure far fare. Entriamo nella leggenda. Che non mi sembrava di averlo fatto nel test match. Il test del DNA. Sapete che io faccio sempre un test match prima di far provare il gioco a tutti voi. Adesso però non mi ricordo dove era morto. Nel senso. Vabbè, direi che di qua, perché questo qua non c'era prima. Cioè, questo. Aspettiamo. un gene è caduto dalla stanza. Al momento allora, della mia questo era appeso al soffitto ed è chiaro. Però vorrei che tu dicessi sì. No. No, figurati. No, è just... no! Non ci posso credere. Midas. Io vorrei dire solo Midas. Basta. Davvero, basta. Anche perché abbiamo già fatto abbastanza, direi. Cioè, uno si chiede. Io pensavo di partire dal computer. Mi sembrava naturale di partire dal computer. Sì. Cosa possa spingere la gente a comprare questo gioco? Ma più che altro cosa possa spingere uno a giocare per non so quante ore per arrivare a un save point, probabilmente. Cioè. Ah, sì, sicuro. Niente, dai. Voto. 3. Addirittura 3. Guarda velocemente cosa abbiamo. Mentre faccio vedere ancora il gioco, guarda velocemente cosa avevamo dato a Spy Agents. Spy Agents. Che non me lo ricordo proprio. Era molto basso, Ho capito, ma questo qua. Cioè, Spy Agents era veramente brutto. Sembrava un gioco di 20 anni fa. Non so, però. Ho rotto il coso. Ah, quindi queste fiale se le rompo mi avveleno. Interessante. Continua a giocare che devo. Ma il problema è che ho finito i colpi. Non fare il piro. Adesso devo fare per forza un one shot one kill con questo. Spy Games. Non l'hai visto, l'ho ammazzato a colpi di calcio del fucile. No, non ti sei perso di nuovo il bug di prima.
Abbiamo dato uno, cioè scusa. Allora sì, tre ci sta tutto. Tre ci sta. Basta. Comunque la realizzazione tecnica è migliore. Facciamo solo vedere un attimo la torta. Cioè, questa torta che ormai si sa. Cazzo, vai di avete a mille. Ma mi ricorda qualcuno. Questo è quello che, è l'attore che adesso mi viene in mente, Vin Diesel, quello di Ready. Lui è Vin Diesel. Il boss finale sarà Vin Diesel. Sì, minimo. Che ha prestato la sua faccia questo capolavoro. Basta, basta adesso, dopo il tempo. Ah, adesso scusate, c'è cosa che sta girando. Però fermati! Era per far vedere la fluidità della grafica. Certo. Niente, sì, devo uscire. Quit. Direi che basta e avanza. Skyscraper, tre quarantesimi, compratelo tutti, ricordatevi Midas. Midas, ecco. Un nome, una garanzia. Ciao!